1.000 euro a testa per le attività di ristorazione, del commercio, dei servizi alla persona del settore turistico che nel 2020 hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 25% e per i coraggiosi che hanno aperto i battenti nell'anno in cui è iniziata la pandemia, almeno 500 euro a testa che possono aumentare in base ai mesi di apertura. Ecco in sintesi il bando sostegni che il Comune di Prato ha presentato oggi e che pubblicherà dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale prevista il 22 aprile. 1 milione di euro in tutto le risorse a disposizione che dovrebbero essere assegnate entro la fine della primavera. La graduatoria sarà in base alla maggior perdita subita in ordine decrescente. Vogliamo, come dire, in qualche modo stare vicino alle imprese piccole che caratterizzano il nostro territorio e che in questo momento si trovano in grande difficoltà. Il bilancio 2021 è pesantemente influenzato dall'emergenza sanitaria e nel corso dei prossimi mesi potrebbe essere modificato proprio per adeguarsi a eventuali nuovi contributi statali e per venire incontro alle esigenze del territorio. Le risorse del Fondo Governativo 2020, non ancora spese, pari a 5 milioni e mezzo, dovranno prioritariamente coprire le minori entrate 2021, attualmente stimate in circa 1.800.000 euro. Lo stanziamento iniziale per la spesa corrente, emergenza Covid, sfiora i 4 milioni di euro, di cui 1.200.000 euro coperti con fondi statali, il resto con risorse comunali. Il bilancio è sano e ci permette di fare interventi anche di sostegno alle situazioni di fragilità. Penso agli interventi nel sociale, nella scuola, nello sport, che hanno contribuito, almeno speriamo abbiano contribuito, a cercare di, come dire, arginare una ferita che certo c'è.